La teledidattica è tra le novità di questa emergenza legata al Covid-19, modalità di istruzione a distanza che proseguirà, come sembra, fino a giugno con lezioni quotidiane, oltre che per gli esami di maturità. Teledidattica che però sta mettendo in luce i problemi storici delle infrastrutture di comunicazione italiane, creando anche difficoltà alle famiglie che non hanno una connessione veloce o un PC. Ad aiutarle ci stanno pensando le scuole, che stanno cedendo incomodato d'uso gratuito le proprie attrezzature, in particolare tablet. Della consegna si sta occupando il Comune di Salerno con un servizio dell'assessorato alla pubblica istruzione in collaborazione con il Nucleo di Protezione Civile. C'è stata questa iniziativa, insomma, caldeggiata in collaborazione con l'assessore alla pubblica istruzione del comune, il vice sindaco Aosta, e praticamente stiamo effettuando la consegna di questi dispositivi elettronici, tablet o notebook, a seconda delle richieste, insomma, che ci arrivano da vari istituti, e ne abbiamo consegnati già diversi. Già sono almeno un paio di settimane, forse tre, che stiamo facendo questo tipo di attività. Appunto, viene messo in condizione l'alunno, l'allievo, di poter seguire a distanza le attività didattiche che in questo momento, per ovvi motivi, sono ferme. Protezione civile, quindi, che rimane sempre impegnata in prima linea. Sì, diciamo, per tutte le attività di sostegno alla cittadinanza, la consegna delle derrate alimentari alle parrocchie, la consegna. Ci ha visto impegnata la consegna delle uova di Pasqua in questo periodo. Abbiamo fatto diverse attività di sostegno alle associazioni, adesso questi tablet e poi soprattutto le attività di informazione alla cittadinanza tramite i numeri dedicati e dire, cerchiamo di andare incontro a tutte le esigenze dando delle risposte il più possibili corrette affinché il cittadino non si trovi ulteriormente spaesato in questa difficoltà.